Presidente, oggi Fabio Fognini in campo con il Taggia, un'operazione naturalmente anche di facciata e fuori discussione, però comunque anche di sport. Beh, un'operazione che ci siamo ideati per dare un po' di lustro e di visibilità alla nostra società, ma soprattutto per esaudire quello che era un desiderio di Fabio di poter giocare con i suoi amici d'infanzia e passarsi qualche ora spensierata, diciamo. Fabio sarà molto impegnato dall'Australia in poi, si augura di vederlo nuovamente qua sul campo nel corso della stagione? Ma lui è un tesserato a tutti gli effetti, quindi è convocabile ogni partita. Certo che sarà difficile, lo aspettiamo quanto prima per una nuova partita. Parlando invece più seriamente a livello di calcio, il Taggia neopromosso sta facendo una grandissima stagione che forse neanche voi vi aspettavate. Non ce l'aspettavamo assolutamente, siamo partiti con grande umiltà e questa umiltà la porteremo fino in fondo. Il nostro obiettivo è comunque la salvezza, ci troviamo comunque al secondo posto e perché no, sognare è bello. E oggi una partita contro un'altra grande squadra che si è rafforzata e che punta decisamente alla promozione. Il mercato di riparazione cosiddetto ha dimostrato che la Carlin Boys vuole puntare in alto, ha fatto una squadra eccezionale e noi cercheremo di contrastarli.